Buonasera a tutti, continuiamo il nostro impegno nella lettura e nell'analisi degli articoli del decreto Cura Italia. In particolare l'attenzione di oggi va nei confronti dell'articolo 65. Articolo 65 del decreto Cura Italia che inserisce un credito d'imposta nella misura pari al 60% dell'importo dell'affitto del mese di marzo. Questo vale per i soggetti che esercitano un'attività di impresa nell'ambito della quale conducano in locazione un immobile in categoria catastale C1, quindi parliamo di negozi o botteghe. Il bonus, chiariamolo, è concesso esclusivamente alle attività commerciali che sono state obbligate alla sospensione delle attività ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'ambito del modello F24 per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi ed assicurativi. Ai fini dell'operatività di tale intervento dovremo però attendere l'emanazione di un apposito provvedimento che dovrà essere appunto emanato dall'Agenzia delle Entrate che oltre ad istituire il codice tributo che dovrà essere inserito appunto nell'F24 dovrà indicare anche il momento temporale di utilizzazione del credito d'imposta. Analizziamo adesso per voi alcune esclusioni, alcune limitazioni e alcuni dubbi che restano da comprendere su tale articolo. I soggetti beneficiari, lo abbiamo detto prima, quali sono? Quindi tutti coloro che sono stati obbligati al fermo delle attività. I soggetti esclusi invece sono i soggetti che esercitano arti e professioni ed ancora c'è l'impossibilità di usufruire di questo credito d'imposta in esame per coloro che hanno nell'espletamento delle proprie attività commerciali ed impresa conducono in locazione un immobile però che sia in categoria catastale differente dal C1. Facciamo un esempio, per esempio, un immobile di categoria C3, che sarebbero quelli laboratori per arti e mestieri, non può rientrare nel credito d'imposta. Quali sono le attività ammesse? Le attività ammesse possono usufruire del credito d'imposta tutte le attività, come dicevamo prima, oggetto di sospensione, che sono state queste, ricordiamolo, indicate nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio Ministri dell'11 marzo 2020. Stessa cosa, anche qui nello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state individuate anche quelle che sono le attività escluse. Infatti non possono fruire del credito d'imposta le attività che non sono state oggetto di sospensione. Quali sono le attività non oggetto di sospensione? Le attività non oggetto di sospensione sono quelle che si occupano di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed ancora tutte le attività inerenti ai servizi alla persona. A questo riguardo c'è come abbiamo lanciato nelle scorse trasmissioni, abbiamo chiesto i contributi da parte di soggetti che volessero portare la loro voce per aiutare i tanti ad analizzare pro e contro di questo decreto Cura Italia. In particolare fra i soggetti che non sono obbligati alla chiusura, quindi che devono rimanere aperti, ci sono anche le profumerie. A tal riguardo è arrivata alla nostra redazione sollecitazione da parte di un imprenditore che è Roberto Drago, cofondatore e direttore creativo del marchio Laboratorio Olfattivo e anche cofondatore di Kaun, che ha anche dietro nostra sollecitazione prodotto un intervento video che adesso andiamo a vedere. Buongiorno, sono Roberto Drago, cofondatore e direttore creativo del marchio Laboratorio Olfattivo e cofondatore della Kaon, una società di distribuzione che opera nel settore della profumeria chiamata artistica e di nicchia, vendendo profumi e cosmetici, linee di skincare. Questo video è per sottolineare un aspetto del decreto Cura che in modo corretto prevede un beneficio di credito d'imposta pari al 60% sugli affitti dei locali commerciali, esclusi però quelli che fanno parte dell'allegato A, in quanto questi vendono dei beni considerati necessari e quindi possono restare aperti come farmacie e supermercati. Bene, le profumerie rientrano in questo allegato A, quindi sono tra i punti vendita che vengono considerati negozi che propongono, che vendono,
beni necessari. Questo perché fa parte di un vecchio retaggio della profumeria di decenni fa, quando ancora i supermercati non vendevano bagnoschiuma, shampoo, prodotti di igiene personale e nelle farmacie, e quindi ha un mancato adeguamento anche tabellare. Le profumerie quindi potrebbero rimanere aperte, ma in effetti in realtà sono tutte chiuse. Sono tutte chiuse, quindi noi siamo a fatturato zero, ma i nostri clienti quindi sono chiusi, quindi non possono avere incassi e pertanto non possono, avranno difficoltà a pagare gli affitti e non possono accedere neanche al beneficio del credito d'imposta. Quindi un settore che impiega decine di migliaia di persone si troverà in grosse difficoltà, avremo moltissimi negozi che si troveranno nella necessità di chiudere e di non poter andare avanti. Quindi questo lascia un pochettino perplessi. Sarebbe interessante che il governo ci rimettesse mano a questo decreto, a questa norma. Grazie. Molto valido il contributo dell'imprenditore Roberto Drago. Sentiamo di farci carico di promuovere anche verso la politica le esigenze di questa categoria, anche perché c'è in rischio la chiusura di tanti esercizi commerciali e la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. In redazione sono arrivate anche molte richieste di chiarimenti circa quegli imprenditori che non possono rientrare nel credito d'imposta perché espletano la propria attività in mura di proprietà. Bene, per questi signori c'è già una risposta, già prevista nel decreto Cura Italia ed è la famosa moratoria, perché c'è la sospensione delle rate dei mutui che può arrivare fino a 6 mesi su richiesta. Quindi anche in questo caso comunque c'è un'attenzione verso questa tipologia di imprenditori. Ed ancora un altro aspetto molto importante che dobbiamo comunque analizzare è la misura dell'agevolazione. Sappiamo bene che il credito d'imposta è pari al 60% del costo del fitto, ma un aspetto molto importante è che non è previsto alcun tipo di massimale. Ripeto, il 60% del costo dell'affitto va ovviamente in credito d'imposta, ma senza alcun tipo di massimale. Ed ancora, la nostra lettura attenta della relazione tecnica che era allegata al decreto Cura Italia, appunto da questa lettura noi riteniamo quasi con certezza, anzi direi di sì, che per poter usufruire del credito d'imposta bisogna dimostrare di aver comunque sostenuto la spesa per il canone del mese di marzo. Ed ancora, l'articolo 65 del decreto Cura Italia non ha chiarito il momento temporale di utilizzabilità del credito e pertanto in assenza di un'indicazione normativa specifica è anche qui presumibile che il credito d'imposta sia utilizzabile già a partire dalla prima scadenza utile. E inoltre si dovrà attendere però l'emanazione di un apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che dovrà istituire il codice tributo che dovrà essere utilizzato per la compensazione nel modello F24 del credito d'imposta. Con oggi abbiamo terminato il nostro consueto appuntamento di chiarimento sul decreto Cura Italia. Continuate in tanti, come state facendo, a scrivere alle redazioni di Ok Italia Parliamone e di Finanziamenti News con i vostri quesiti, i vostri dubbi, le vostre sollecitazioni e anche proposte che noi possiamo analizzare e portare anche agli organi competenti. Grazie a tutti e buona serata.